Amici di Caienna non potevano mancare a Sanremo anche in questa 61esima edizione i Sosia, i miei amici Sosia, proprio questa, bella Bertè, proprio questa. E poi ovviamente lei, Miranda, Liz Taylor, con tante novità quest'anno per il calendario 2011, vero? Una in particolare. Una in particolare, guardala qui alla mia destra, è la grande Belen che non poteva mancare. Ma sì, scusa, l'ho voluta io sul palco dell'Ariston e devo dire che, scusa, posso venirti vicino? Beh, devo dire che, insomma, sono cresciuto ieri vicino a te rispetto a prima. Tonno Yasa, dal 1969 il primo filetto di tonno in vasetto di vetro. Perché Sanremo è Sanremo, lo dice lo spot stesso, e perché è un grande evento per la canzone italiana ed è tutto ciò che, diciamo, ha dato vita alla grande musica italiana e al grande pop melodico. Non l'ho visto molto bene, devo dire che va, funziona, siamo tutti contenti e felici, viva il festival! A chi dedichi questa vittoria? Raffaele. A tutti quelli che mi hanno sostenuto. Ciao Raffaele! Ma il mio bilancio è molto positivo, perché per me è stata una grande opportunità cantare il brano che porto una seconda volta, quindi che dire, adesso si parte con l'approvazione e bene. Il festival ha già vinto il più grande personaggio dell'Italia, l'unico uomo che riesce ad arrivare nel mondo degli americani andando con i suoi piedi sulle teste degli americani, che nessuno lo può fare perché sono loro i più potenti del mondo, viene in Italia nel suo paese e arriva a Sanremo con un cavallo bianco con una bandiera in mano, questo uomo fiorentino, che è la fiorentino, la lingua italiana più che si capisce del mondo. Proprio devo dire che si gode qui a ritirare questi premi, caro Diomede. Ci è parlato ieri dell'unità d'Italia, io voglio unire Miss Taylor dal capello al tacco basso e voglio dire che questa è l'Italia, e come dice Silvio, o si fa l'Italia o io mi fo le more. Eccolo lì. Quello originale, non è genovese, è un fiorentino. Arriva Benigni, secondo lei chi ha vinto Sanremo? Sanremo l'ha vinto, chi ha portato? Gianni Morandi. Benigni, perché viva l'Italia, la bandiera, viva l'unità alla grande. Niente nord, niente sud, niente ovest, niente est, siamo tutti insieme per un'Italia forte per comandare tutto il mondo. Io ho provato ad invitare tante fanciulle nelle mie frequenze e ho detto, come dici già 2000 anni fa, lasciate che le frequenze vengano a me. Sono tutte venute e posso sicuramente dire una cosa, che adesso cercheremo di rifare le frequenze, ma soprattutto le pensioni, e le posso garantire che sotto il mio governo, che durerà fino alla fine, nessuno più toccherà le pensioni, neanche i pensionati. Con questo vi saluto. Porto un messaggio di Obama, io sì che posso, viva l'Italia. Beh, allora abbiamo trovato anche qualche miss, qualche bella ragazza, insomma, questa bella donna di rosso vestita che io pensavo fosse uscita da questa statua improvvisamente. Ma chi sei, come ti chiami? Giuliana Ieruga, se vi ricordate Natale sul Nilo che ballavo a Seiere con Christian De Sica, oppure Casa Vianello. Ricordate, io ero quello che cercava di... grande, ricordiamolo. Io ero quello lì che ballava con lei a Seiere e che fu calciato con una pedata. Ok, quindi sì, mi ricordo di... Esatto, ti ricordi la scena, esatto. Buongiorno, sono Christian De Sica, Esatto, e noi siamo a Sanremo per dire no alla droga, sì alla vita. È stata una bella conferenza stampa e adesso abbiamo appena visitato una mostra veramente interessante da Marconi, con tutti i grammofoni, la storia un po' della musica e della comunicazione, ed eccoci qua. Allora, sono passati tanti anni. Nel 54 nacque la televisione italiana, sì. Nel 2011 siamo qui a Sanremo, nell'epoca del Bunga Bunga. Com'è cambiato il nostro costume? Cambia, che dire, cambia, però bisogna anche reagire a tutto questo, essere sommersi dalle notizie, anche dalle volgarità, bisogna anche dire basta. Mi consenta, non si può parlare sempre delle stesse cose. Avrete anche ragione, farà notizia, ma basta, perché veramente la vita è fatta anche di gente che lavora, ci sono anche delle cose serie, non per fare i moralisti, però forza, diamoci tutti una smossa per, insomma, ravvivare quest'Italia che ha anche dei valori, anche delle cose belle, ecco. Abbiamo trasmesso Spot per la Cultura. Ha parlato Giuliana Ierugan. Ciao. Ciao. Ancora qui Giampiero Galeazzi con un grande del nostro pugilato, medaglia d'oro, Patrizio Oliva. Ciao Patrizio, ciao, benvenuto a Caienna e Wine Bar Television. Allora, come mai Patrizio Oliva a Sanremo?
sono in veste di sportivo, ma sportivo calciatore, no? Siamo qua per una partita di calcio in beneficenza, quindi quando si tratta di manifestazioni per solidarietà sono abituato a essere sempre in prima linea. Oggi poi si è affrontato un tema con i ragazzi, il problema della droga, un tema molto delicato che affligge i giovani della nostra società, e quindi era giusto intervenire e dare un contributo positivo per questi ragazzi. Guarda, non mi sono fatta ancora un'idea, però mi piace molto quella di Giusy Ferrero, mi piace veramente molto. E poi vabbè, adoro Battiato, mi piace Batti Bravo, mi piace la Oxa, ma che ti devo dire? Insomma, ti piace Sanremo. Vabbè, Nadia Bengala per gli amici di Cayenne, ciao a tutti. Ciao. Ho trovato la squadra proprio molto legnosa, sia Don Gianni, che è molto parroco di campagna, sia le ragazze inesistenti, sia i comici sottoutilizzati. Però devo dire che è stato ovviamente tutto anche molto vero e che le canzoni hanno retto, perché gli ascolti sono di un punto superiore all'anno scorso, che già sembrava un punto inarrivabile, e considerato una serata con una ricca controprogrammazione, un programma come Ballarò, che alla luce degli recenti sviluppi della situazione politico-giudiziaria del Premier comunque porta via ascolto. Quindi niente, la mia impressione è che sia andata bene, insomma, gli sforzi di questi signori sono stati premiati. Che io mi sia divertito ha poca importanza, tutto sommato. Mi scusi, passo scusi signora Bertè, non si incazzi. Ecco, finalmente c'ho la Belen vicino, guarda un po'. Allora, ecco, dimmi. Allora, il mio nome vero è Mila Suarez, praticamente. Olè. Ben messo sulle 8 marzo, che è questo qua che devo fare testimoniare in Miss Mister Europa, che è una cosa molto importante, e poi mi hanno chiamato a Roma per fare alcuni un po' di film al cinema, eccetera, eccetera. E speriamo che va tutto bene, andrà tutto bene. Ma ovviamente mi consenta, se lo dico anch'io, vuol dire che effettivamente tutto andrà bene. Ma a me mi è piaciuta, allora l'artista che mi è piaciuta a me è stata Patti Pravo, dico la verità. Perché comunque è un artista che c'ha un carisma, un tono di voce strano, è sempre moderna, proprio per il suo carattere un po' acido di essere postmoderna. Un po' distante, però allo stesso tempo ineffabile, diciamo pure, no? Bella davvero. Beh, complimenti per i gusti, Tony, oltre ad essere un grande musicista, anche un grande intenditore, come ovviamente sapevamo. Solo che ti manca l'emozione, è meglio che cambi mestiere, perché poi sai, appena metti il piede su un gradino oppure sull'entrata del palcoscenico ti passa tutto. Vincerò, vincerò. Morandi, Morandi, portalo a Sanremo, portalo a Sanremo. Trovo una vincitrice, la vincitrice di Italian Got Talent, Carmen Mazzola. Ciao Carmen. Ciao a tutti. Allora Carmen, ovviamente ti ha portato grande lustro la vittoria del talent show di Canale 5, ma soprattutto hai avuto modo di entrare in un mondo particolare, che è quello dello spettacolo. Oggi sei a Sanremo. Beh, ci vuoi riproporre qualche brano del tuo repertorio? Fa pensiero su va ti posa sui clivi, sui colli. Charlie Gnocchi, RTL, insomma, mi avete ospitato con una voce particolare fuori campo, quella di Benigni, è stato un onore per me oggi. Enzo Guariglia, ci hai dimostrato di essere un grande personaggio, un bravo professionista e ci sei piaciuto tanto. Guarda, a nome anche di Alessandro Greco devo ammettere che hai delle grandi qualità. Ancora non ti puoi far vedere perché la tua faccia non è quello che vogliamo, ma pian piano ci arriverai. Ti ringrazio, è stato un piacere simulare che Benigni stava qui, anche perché questa va in differita, lo si può dire, e domani chi se ne frega, magari si ripete. Oh, si saluta Alessandro Greco, che ritrovo dopo 20 anni. Alessandro, ciao, ti salutiamo, poi dopo ti intervisto magari più tardi. E che dire, è stato un piacere stare con voi a RTL. È stato un piacere nostro, guardi, ti aspettiamo, sei molto bravo. Grazie, ciao. Un buon festival, mi piace molto il 7, quindi darei un 7 pieno. Forse avrei preferito un po' di ritmo in più per quanto riguarda l'approccio, diciamo, alla conduzione, ma questo è un gusto personale.
buona qualità musicale, meno forse degli altri anni, un po' meno, però con dei brani che in particolare si sono distinti per bellezza. E quindi tutto sommato credo un bilancio positivo. È arrivato anche Roberto Benigni, perché questa sera, care Margherita e Anna Paola, ci sarà proprio lui, cioè io, per fare questa ospitata fantastica. Oh, ma Margherita, ciao! Ciao! Allora, Margherita, facciamo la nostra conoscenza. Come, cosa fai tu? Chi sei? Sono una ragazza immagine, do immagine comunque a uno staff televisivo, amo fare questo, no? Sì, dico, sei qualche miss, rappresenti qualche miss? Sì, ho fatto la quarta classificata Miss Glamour da parte di Star TV. Benissimo, invece qui abbiamo la sorella, se non sbaglio, un po' più ferrarelle della sorellina, però che dice, come ti chiami? Abbiamo detto, Anna Paola. Sì, Anna Paola. Anche tu hai fatto la miss, fai qualcosa del genere, ragazza immagine? Per il momento no, adesso sto... Allora, Flavincina, amici della corrida, che vedevo da dico, queste due ragazze meritano di fare spettacolo, allora se voi che seguite la casa chiamate, vedete fare qualcosa, se no alla fine stiamo a svaccare. Ciao a tutti da Enzo Guariglia e soprattutto I Love Sanremo, odimo insieme, I Love Sanremo, ciao a tutti! Allora, Linda D ha proposto questo CD all'attenzione dei media e non solo, devo dire che già ha riscosso un grande successo, vero? È vero, è vero, siamo contenti e soddisfatti di questo. Anche perché è un periodo che le rosse stanno andando forte, vedi Natalia, vedi tante altre. Quindi può essere che questo sia di buon auspicio? Speriamo di sì, perché il rosso è il colore del cuore, allora... E allora, sorcina mia, te sai che io e te, Renato, siamo molti amici, molto amici. Allora, cara, che canzone mi canti, sorcina? Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato e chissà mai perché. A questo bel ragazzo me lo porto a casa e ritorna con me. Beh, ovviamente girando adesso a Piazza Colombo, finalmente con questa bella giornata di sole, non potevo non incontrare il creatore, l'ideatore di Sanremo Off, questa manifestazione collaterale che ha avuto tanto tanto successo. Forse Sanremo è sì quello che sta nell'Arison, ma anche quello che c'è fuori. Beh sì, poi vedi, con un bel tempo come oggi la gente ha l'esigenza e il bisogno di non stare solo davanti all'Ariston, quindi noi con Sanremo Off e tutte le manifestazioni collaterali diamo la possibilità gratuitamente, perché è da sottolineare questo, che ci sono concerti, mostre, convegni, incontri, cioè quindi tutto il mondo della musica si sposta questa settimana a Sanremo e noi cerchiamo di accoglierli il meglio possibile. Insomma, per dirlo alla Benigni, c'è proprio tanto fermento culturale, a prescindere dal maestro, dal poeta Dante, ieri dal Risorgimento della storia d'Italia, quindi si è parlato tanto. Però anche Gianni ha detto che Sanremo Off è un po' il successo anche di quello che c'è nell'Ariston. E se lo dice Gianni, insomma, è il successo veramente. Dopo 8 anni Sanremo Off è veramente un successo. Molte volte, se non funziona il festival, Sanremo Off sale. Comunque vada, sarà il successo di Pepi Morgia e di Sanremo Off. Cayenna Television, Enzo Guariglia, Pepi Morgia. Ciao. Ciao. Dal 1969 il primo filetto di tonno in vasetto di vetro.